passaggi pedonali che sono sopra raccordo. Salve a tutti ragazzi, aspettiamo che arriva un po' di persone. Ragazzi, ci tenevo a farvi, ultimamente il tempo è quello che è, però ci tenevo a farvi un saluto e niente, sono molto contento di come sta andando il gruppo Telegram. State rispondendo numerosissimi, è una figata pazzesca perché scrivete un sacco di cose nel gruppo Telegram. E veramente buongiorno a tutti, e scrivete un sacco di cose nel gruppo Telegram, è bellissimo perché era proprio questo lo spirito del gruppo. Naturalmente ora è un po' un periodo anche, se vogliamo, un po' morto perché il campionato è fermo, ma non appena riprenderà il campionato il gruppo Telegram, ciao, tanto saluto tutti quelli che si connettono, ma appena riprenderà il campionato il gruppo Telegram veramente diventerà anche un qualcosa di meglio, perché metteremo pure i pronostici, metteremo i consigli per le scommesse, ovviamente sarà pure, come vi posso dire, un luogo di confronto per tante tematiche, scommesse, pronostici, fantacalcio, indiscrezioni anche di calciomercato, quello magari un po' più avanti, anche se alla fine il mercato è attivo tutto l'anno, quindi tutte le persone che si vogliono iscrivere nel gruppo Telegram, quasi ogni giorno, soprattutto ora che è l'inizio, metterò il link nelle storie di Instagram. L'ho aperto questo gruppo Telegram perché era una cosa che mi chiedevate tantissimo. Sono felice, alla fine ci avrà un paio di giorni di vita e è quasi 200 iscritti, quindi non è male, perché comunque sia il passaparola io l'ho fatto quasi unicamente attraverso la diretta di Instagram, perciò non mi posso lamentare. Ora chiaramente stiamo parlando di temi legati alle nazionali, quindi la gomitata di Quadrato a Vigna, che da un lato Quadrato è stato un autentico infame e andava senz'altro espulso, però ovviamente per una motivazione meramente utilitaristica, meglio così ragazzi, perché se Quadrato lo avessero cacciato via sarebbe rientrato subito alla base a Torino e quindi la Juve avrebbe avuto praticamente un regalo, avrebbe avuto un giocatore riposatissimo, no? E quindi non sarebbe stato per niente buono per la Roma, perché invece Vigna rientrerà proprio a ridosso di Juventus Roma e quindi sarebbe stata una cosa abbastanza devastante e solo favorevole alla Juve, per noi sarebbe stata una cosa veramente negativa, veramente devastante. E invece l'arbitro, nonostante la tecnologia, nonostante il VAR, nonostante tutte queste cose che ormai si hanno, incredibilmente secondo me non ha espulso Quadrato, e quindi in pratica Quadrato rimarrà lì, è meglio così per la Roma, perché anche lui come Vigna tornerà a ridosso di Juventus Roma e quindi neanche lui sarà riposato, e perciò pure il suo impiego in campo sicuramente risulterà dubbio. Intanto ringrazio tutti quelli all'ascolto, lo so è mattina, non è un orario favorevolissimo, ma comunque sia quelli che ci sono mi fa piacere, e anche quelli appunto che mi sostengono acquistando un badge in basso a destra. Dicevo, quindi Quadrato gomitato a Vigna, l'arbitro non l'ha espulso, da un lato sono incazzato nero perché ha fatto veramente un qualcosa di sporco, dall'altro sono felice perché naturalmente la Juve, dato che non lo hanno espulso, non lo riaverà subito, perché se la Juve avesse riavuto subito Quadrato e noi Vigna a ridosso di Juve-Roma sarebbe stato sicuramente un mismatch troppo importante. Parlando degli altri nazionali, ho condiviso un video molto simpatico pubblicato dall'Inghilterra, dove Rice prende in giro un po' Abraham, ma in senso positivo, non è che lo prende in giro in senso che lo prende per il culo, no, è una cosa simpatica,
gli dice: eccolo qui, lui già si definisce il nuovo dio di Roma, compagno di squadra di Totti, e lo chiama scherzosamente Tammy Totti, perché alla fine, comunque sia, parliamoci chiaramente, se Abraham è tornato in nazionale, grazie a quello che sta facendo, con la Roma, quindi sicuramente, come posso dirvi, sicuramente, Abraham, da questo ritiro della nazionale, ne tornerà galvanizzato. E per noi è molto importante che il ragazzo abbia capito che anche con prestazioni importanti con la maglia della Roma lui possa avere un ruolo altrettanto importante in nazionale, perché altrimenti magari tra le sue remore, prima della firma con la Roma c'era anche quella che, lasciando la Premier League per un campionato comunque minore come quello italiano, avrebbe potuto perdere in maniera quasi definitiva la nazionale. Invece non è così, non è così, perché comunque sia, Abraham sta in nazionale, e sta in nazionale proprio grazie a queste grandissime prestazioni, con la maglia della Roma. Quindi, che dire, sono molto contento che il ragazzo abbia compreso come noi siamo una piazza importante, e quindi anche facendo bene, con noi, facendo bene a Roma, potrà appunto vestire, la maglia che sogna, quella della nazionale, come è giusto che sia. E quindi nulla, penso che questo almeno, guardate, a volte le nazionali giustamente sono viste, con terrore, con paura da noi tifosi, perché temiamo appunto che ci tornano giocatori rotti come sempre. Ma in questo caso specifico penso che ad Abraham faccia benissimo la nazionale, che quindi avremo un giocatore veramente rinfrancato. Invece parliamo dei calciatori italiani. Là vi dico la verità, un po' più di timore c'è, perché praticamente Italia-Belgio, viene proprio, come dire, viene proprio a creare problemi, secondo me, come partita, perché è una partita davvero inutile, è una finale terzo e quarto posto. Poi, per carità, una medaglia in una competizione internazionale comunque sia, sì, è sempre tanta roba, però parliamoci chiaramente, la finale terzo e quarto posto è stata sempre una finale, più triste, una finale tra virgolette un pochino inutile. Temo che Pellegrini venga impiegato 90 minuti, e quindi è ovvio che questa cosa mi spaventa moltissimo, perché ovviamente per noi, Pellegrini è essenziale, Pellegrini è fondamentale, ma ormai Pellegrini è diventato fondamentale ed essenziale anche per la nazionale italiana. Quindi, tra gli errori sicuramente fatti da Mancini, ci sono quelli di non aver messo Pellegrini e Locatelli dall'inizio, oltre che ovviamente Chiellini, che è un pilastro essenziale per la nazionale. Quindi io temo davvero che Pellegrini possa giocare interamente la partita contro il Belgio. Temo che possa entrare anche Cristante per una buona fetta di partita. E temo perché, da un lato, appunto, sono contento per loro, ma dall'altro ho molta paura che si possano fare male. E quindi va bene, giocheranno, ne sono certo, ma speriamo che, almeno vada tutto bene. Speriamo allora, se devo essere fiducioso e propositivo, speriamo che Pellegrini possa segnare di nuovo e risultare nuovamente tra i migliori in campo. E così, se non si farà male, appunto tornerà a Roma rinfrancato, no? Perché insomma, due partite di seguito in nazionale, un gol importante comunque alla Spagna. Se dovesse replicare la rete anche col Belgio e vincere la medaglia del terzo posto, sicuramente verrebbe a Roma ancora più convinto dei propri mezzi, perché comunque sia, bisogna dire che è vero che noi le nazionali sono sempre una semisciagura, però è altrettanto vero che, pur avere giocatori che, abbiano, convinzione, a livello internazionale, non mi sembra poco, perché comunque
per tutti i campioni, tutti quelli che si definiscono campioni, è importante anche fare questo ulteriore step della consacrazione a livello internazionale. Intanto saluto tutti quelli che sono all'ascolto. Chi mi vuole sostenere concretamente può acquistare un badge in basso a destra, che per voi può sembrare una cazzata di pochi centesimi, ma che ovviamente per me è importante, perché l'unione fa la forza, facciamo gruppo, io organizzo tante cose per voi e spero comunque di ricevere anche il vostro sostegno. Detto questo, come ho detto, Pellegrini sarà titolare, penso che sia quasi sicuro, contro il Belgio nella finalina. Gli auguro di fare una grande partita, gli auguro di segnare di nuovo, gli auguro di avere questa consacrazione a livello internazionale e così di ricevere in cambio a Roma un calciatore che ormai, grazie anche alla cura Mourinho, abbia questa consacrazione a livello internazionale, anche perché i più attenti avranno notato come comunque in ambiente FIFA, UEFA scusatemi, lui sia già abbondantemente osannato. Se avete notato, è stato inserito nella squadra dell'anno della UEFA Europa League. Se avete notato, è stato inserito anche tra i migliori 11 della UEFA Conference League. Ovviamente il suo gol, che è il più bello da quando è iniziata questa competizione, è stato ampiamente rimarcato ed osannato dalla UEFA. Quindi ragazzi, questo Pellegrini ormai ha un riconoscimento, una pubblicità anche grandissima, pure a livello internazionale. Per fortuna ce l'abbiamo, per fortuna è il nostro capitano. E che dire, io sono felice per lui perché, come ho sempre detto, per essere un grande campione è importante pure avere una ribalta, una riconoscibilità a livello internazionale. Gli auguro il meglio perché è un romanista vero. Io infatti sono felicissimo che sia lui il nostro capitano e non chi per 3 anni di seguito ha provato a trasferirsi in squadre del nord. Tra l'altro ora non lo è solamente perché romano e romanista, quindi con valori che comunque io ritengo importantissimi, ma lo è anche perché è dominante dal punto di vista tecnico. Quindi diciamo che voglio vedere il bicchiere mezzo pieno, e ho esternato le mie preoccupazioni perché comunque averlo titolare Italia-Belgio mi mette un po' d'ansia, ma allo stesso tempo gli auguro il meglio. Io sono sicuro che Mancini, quando c'ha queste partite importanti, queste finali, io sono abbastanza convinto che metta pure Cristante. Se non lo dovesse mettere, tanto meglio per noi, perché avremo un giocatore più riposato. Ora vediamo, monitoriamo con attenzione anche le partite dell'Under 21, perché ovviamente diventa essenziale per noi Calafiori, dato che Vigna praticamente tornerà a poche ore da Juve-Roma, e abbiamo visto quando buttiamo nella mischia Vigna, dopo che è spompatissimo per la nazionale, che prestazioni di merda che otteniamo. Quindi non è il caso assolutamente di mettere Vigna, bisogna mettere Calafiori. Calafiori però nel frattempo in calendario c'ha 2 partite, e gli auguriamo ovviamente il massimo della salute, speriamo che pure lui possa tornare rinfrancato e non acciaccato da questi impegni con la nazionale. Ripeto, per noi Calafiori in questo momento, in attesa del rientro di Spinazzola e in virtù delle trasvolate oceaniche di Vigna, per noi è un giocatore che dire fondamentale è probabilmente dire poco. Quindi dobbiamo augurarci che con l'Under 21 lui trovi stimoli, trovi motivazioni, trovi soddisfazioni, ma che poi come back sano, no? Che ritorni sano.
e basta, questo è un po' il discorso globale che dobbiamo fare sulle nazionali. Poi c'è pure Darbo col Gambia, hanno delle partite di preparazione per la Coppa d'Africa. Ah, ne approfitto per rispondere in diretta a dei video che mi stanno mandando di Zaleski, che praticamente Zaleski in questo video non dice un cazzo, sta con due amici che dicono stronzate, due amici che dicono tipo a Mourinho stasera Zaleski pippa, tutte cazzate ovviamente, i giocatori sono controllati, non possono fare utilizzo di droghe, quindi Zaleski è un bambino, frequenterà altri bambini, magari alcuni pure un po' coglioni, e quindi onestamente non è un caso, non mi spaventa, non lo so chi me l'ha mandato in privato che intenzioni avesse, ma a me sinceramente il video dove amici di Zaleski abbracciati a Zaleski dicono stasera pippamo, a me non me ne frega un cazzo, vi dico la verità, e posso semplicemente dire che magari potrebbe frequentare compagnie migliori, ma in realtà anche questa è una stronzata, perché non è che se tu un amico dice andiamo a pippa, allora vuol dire che per forza sono amicizie di merda, magari sono semplicemente dei coglioni che hanno bevuto un pochino, dei bambini comunque, perché ricordiamoci comunque sia a 16 17 anni le cazzate che dicevamo, che ne so, uscimo o andiamo a Ambriaga o cose così, ma non è necessariamente vero, non è che se io a 16 anni dicevo o andiamo a Ambriaga o cose del genere allora ero automaticamente un alcolizzato o un drogato o altre cazzate del genere, quindi penso semplicemente che magari siano degli amici di Zaleski un po' dementi, così un po' anche alticci magari, ma mica è reato, mo beve due cocktail, una birra, e quindi che ne so, su Instagram si sa che c'è tanta merda, c'è tante stronzate, no? Quindi quando si fanno le storie si sparano un sacco di cazzate, quindi magari era, definiamola una bravata, ecco, definiamola una goliardata. E tra l'altro sto video io onestamente non so neanche a quando risale, perché mo non lo so perché all'improvviso in direct ho trovato 3-4 persone che me l'hanno mandato, ma non saprei neanche circostanziarlo, non saprei neanche dire a quando risale sinceramente, né mi interessa, ripeto, sono atleti, Zaleski è una persona straordinaria, è un bambino però comunque sia di età, e perciò nulla, nessuna preoccupazione per me. È una cazzata, perché due persone che dicono a Mourinho, mo andiamo a Zaleski pippa stasera, sono tutte cazzate, no? È uno scherzo, è una battuta, è una cosa, è una demenza, no? Ma non c'è nessun pericolo. Tanto ringrazio Lia che la pensa come me, quindi io analizzo tutto quello che mi mandate, non è che c'è un problema, ma so anche, come dire, so anche saper filtrare, quella è una stupidaggine, siamo usciti tutti con amici a 16-17 anni dove dicevano stasera famo schifo, spaccamo tutto, andiamo a imbriacare, non è che quelli necessariamente sono delinquenti, sono bambini che così fanno le storie e nulla, sparano cazzate nelle storie di Instagram, a volte lo fanno anche persone della mia età, quindi figuriamoci persone che hanno la metà della mia età, quindi ordinaria amministrazione, secondo me nulla di cui preoccuparsi. Ecco, questa diretta volevo parlare più che altro della nazionale, volevo parlare del gruppo Telegram, volevo ringraziare tutte le persone che mi danno un piccolo grande contributo anche di pochi centesimi acquistando il badge in basso a destra, perché per me è fondamentale, quindi vanno ringraziate queste persone, ragazzi, quelli che ricevono sostegno e non ringraziano mai, a me sinceramente mi fanno anche un po' schifo, perché nella vita nulla è scontato, nulla avrà preteso, e quindi io quando ricevo questi badge in basso a destra io ringrazio le persone e non mi stuferò mai di farlo,
perché veramente il sostegno non è scontato, quindi io sono completamente riconoscente. Quindi il tema comitata di Quadrato a Vigna l'abbiamo analizzato, il tema Pellegrini quasi certamente titolare nella finale contro il Belgio lo abbiamo analizzato, il tema Cristante lo abbiamo analizzato, il tema Darko l'abbiamo analizzato, il tema Abraham l'abbiamo analizzato, e quindi nulla, direi che con questo abbiamo quasi concluso. Ripeto, il mio auspicio da tifoso della Roma è che i nostri ragazzi, perché comunque sono ancora ragazzi giovani, Pellegrini, Abraham, così, trovino soddisfazioni a livello internazionale, perché ragazzi è importante, è veramente importante. Noi chiaramente il nostro unico fine è che tornino a Roma non infortunati, però guardate che se non si fanno male è importante che comunque loro abbiano queste platee internazionali dove possono dare veramente il meglio di loro stessi, e la grandezza di un giocatore passa anche per ciò che fa in nazionale. Quindi felicissimo per Rollo contro la Spagna, gli auguro di ripetersi contro il Belgio e di tornare a casa con una medaglia, perché insomma una medaglia conquistata con la nazionale è sempre qualcosa che ti rimane nella storia. Se tu apri Wikipedia vedete che subito sotto alla carriera, alle statistiche, ci sta quello che hanno vinto con la nazionale. Quindi mi dispiace appunto per lui che non ha vinto l'Europeo, ora si sta prendendo la nazionale come merita, perché l'Europeo l'ha saltato unicamente per un infortunio. Quindi felicissimo per Lollo, felicissimo che Tammy abbia capito che la Roma non è a un limite, ma anzi un valore aggiunto per la sua carriera, perché proprio grazie a quello che ha fatto qui in questo primo scorcio di stagione che è stato riaggregato alla nazionale. Quindi gli auguro di spaccare tutto. L'Inghilterra c'ha pure partite semplici, quindi spero per lui che trovi spazio e che segni anche. E sì, addirittura sono andato pure a diverse trasferte internazionali, me ne ricordo una a Valencia molto bella. Io quando vado in trasferta all'estero, però parlo, attenzione, o a Barcellona, e quando vado all'estero in trasferta, e quello che mi piace è come sono collegati gli stadi, ok, gli stadi, perché andare all'Olimpico alle volte è veramente un'ammazzata per trovare parcheggio, tutto, veramente devi partire 100 anni prima. Invece mi ricordo delle trasferte comodissime, perché anche questo è importante ragazzi, è inutile girarci intorno, parliamo sempre di stadio e allora ve ne parlo io di stadio. All'estero io Valencia-Roma e Barcellona-Roma, ma questo vale anche per Madrid, praticamente tu vai dentro la metro e praticamente se può dire che scendi dentro lo stadio. Allora nel caso di Valencia-Roma sono sceso praticamente dentro lo stadio, il Valencia si scende praticamente dentro lo stadio, Barcellona invece non è che cambi poi di tanto, ma diciamo che la metro, ok, a Barcellona ti lascia leggermente, ma proprio leggermente dopo, cioè c'è da camminare un pochino, c'è da girare l'angolo praticamente e andare allo stadio. Ma Valencia è veramente impressionante, l'impatto della metro ti lascia proprio praticamente dentro allo stadio, non credo di esagerare. No, Roma è una vergogna ragazzi, andare all'Olimpico è